Si è fatto attendere, non ha deluso le aspettative del pubblico e ha incassato un successo strepitoso con i bastioni di Porta Borghetto gremiti in ogni ordine di posto, per usare un gergo sportivo. Un vero e proprio Renzi show, quello che ha concluso la festa PD piacentina. Il sindaco di Firenze, appena arrivato, si è intrattenuto stringendo mani e salutando calorosamente chiunque incontrasse lungo il suo cammino verso il palco, tra questi anche due studenti con i quali si è fermato a parlare per qualche istante e che ci raccontano le loro impressioni. Ma secondo me è una persona davvero con grandi doti per l'anno che segue, per le elezioni, per il 2013. Noi ci auguriamo, noi giovani, che possa vincere le primarie, anche se, ripeto, io non sono di quest'area di sinistra, io sono di una persona di un altro partito, però mi auguro che per un gesto completamente simbolico Renzi possa vincere le primarie del partito. Sicuramente è una persona diversa dalle solite persone della politica italiana di adesso, un grandissimo personaggio soprattutto che aggiunge molte novità nel suo partito. Prima di parlare al pubblico però Renzi si è concesso ai giornalisti e per qualche istante è diventato cronista di Pubblico Passaggio, impossessandosi del nostro microfono, intervistando sulla bontà della torta offerta ai giornalisti l'ex sindaco di Piacenza Roberto Reggi, che gestirà il tour elettorale di Renzi in vista delle primarie. Roberto Reggi, allora, un pensiero su questa torta. La torta è stata fatta con amore per accoglierti in questa città che ti vuole bene. Penso che le cuoche, tutti quelli che hanno lavorato come volontari, te la dedicano davvero col cuore. È un grande. I cronisti hanno poi scherzato sul fatto che la torta alla frutta fosse una metafora per dire appunto che siamo alla frutta, e Renzi ha così risposto. Questa non è male, questa non è male, l'hanno fatta i volontari del PD a cui va il nostro abbraccio per quello che hanno fatto, però no dai, non siamo alla frutta, siamo ancora alla mazza caffè. I sondaggi dicono che Renzi ha scavalcato Bersani in vista delle primarie. I sondaggi dicono tutto e il contrario di tutto, per cui... credo che il vero sondaggio lo vedremo alla fine. Poi il compito di un leader non è quello di commentare i sondaggi, ma di provare a cambiarli. All'insegna del fair play, la venuta del primo cittadino di Firenze nella nostra città, definita Tana del Lupo, tra virgolette, in quanto città del suo nemico, sempre tra virgolette, Pierluigi Bersani. Non ci sono nemici durante le primarie, ci sono soltanto delle persone che si confrontano. Quindi nessuno di noi pensa di essere nella tana del nemico. E in più ci sono tanti sindaci, tanti amici che condividono questa battaglia, che è una battaglia di civiltà fatta insieme, senza parlare male degli altri. Bocca al lupo a Bersani, vinca il migliore. Renzi non rinega il suo passato e alla domanda se userebbe ancora il termine rottamare risponde così. Sì, cercherei di spiegare meglio che non si tratta di un fatto semplicemente anagrafico, ma assolutamente sì. È un bisogno di ricambio che i cittadini avvertono più ancora di noi, classe dirigente, quindi... lo utilizzerei allo stesso modo, cercando magari, perché no, di spiegarlo meglio, ma non cambierei l'espressione. Inizia poi quello che abbiamo definito Renzi Show, con i passaggi sul costo della Salerno-Reggio Calabria. Con meno soldi la NASA ha mandato una sonda robot su Marte, e sui costi della politica, mentre sulle alleanze del dopo primarie Renzi ha risposto così. Persone che si confrontano, ma persone che si alleano anche. Lei, potendo scegliere, Di Pietro, Casini... Però io a questa domanda ho risposto almeno 187 volte dicendo sempre le stesse cose. Poi divento accusabile di arteriosclerosi galoppante, dai.